Allora, chi è disponibile oggi? Guarda, lo immaginavo. Oh, aspetta, centro commerciale. Andiamo nella mia stanza. Oh cielo, aspettavo che me lo chiedessi. Andiamo? Eh sì. In teoria non c'è nessuno ora. Tipo che cosa? L'armadio? Sì. Beh, non proprio, perché sei una persona curiosa, quindi no. Dimmi pure. こちらの世界を探訪して私は多くのものに触れました。何もかもが忘れられない思い出。きらめく宝珠のようでございます。カルチェッタ。賑わう街並みを歩いたり、食を楽しんだり、神社で無邪気に過ごして、あなたの学校にも行って、そして私気がついたのでございます。Dimmi tutto. 依頼の会を追うごとに、よりあなたに近づく。え、quello era ovvio. Quello ormai me ne ero già accorto. 充実を感じると申し上げたこと。 Mi hai detto una roba simile? Può essere? Sì. Si è innamorata di noi. どうして私は充実を感じたのか。私こちらを訪れてようやくその疑問の答えにたどり着きました。答えは実感だと存じます。 ベルベットルームの住人である者が心待ちにするのは客人。その訪れだけが外界との接点であり、私どもに意義を与える。こうしてあなたに触れることで私は、それは、カリーナ、クレドディカピエルティ、いっそありていに申し上げます。私世間知らずゆえに いろいろと頓挙なこともあったかとは存じますが、さすがに私でも殿方の資質に上がり込む意味くらいは存じております。もしあなたさえよろしければお手引きをいただきたいのです。<笑> Ma certo, ti accompagnerò io, non ti preoccupare. Finché sarò in questo mondo ti aiuterò. Ho passato del tempo da solo con Elizabeth. 初めてこちらの世界に来た頃とはまるで別人になった自分がいる気がいたします。ありがとう。これ以上こちらにとどまっては己の本来の役割を忘れてしまいそうですが、それはあなたにとっても不利益ですから、こちらの世界を巡り歩くのは最後にさせていただきます。No, era carino uscire assieme. 最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。本当に。それでは名残惜しいですが参りましょう。Che cosa triste. Ho fatto il ritorno alla stanza di velluto con Elizabeth. Visitatrice illustre. Hai invitato Elizabeth nella tua stanza, il 67%. Ti ringrazio per prima. Ora dunque, come posso esserti d'aiuto? Grazie per avermi mostrato la tua stanza. Per ringraziarti di aver soddisfatto la mia curiosità fino in fondo, ecco qualcosa di speciale. Con questo riuscirai a fondere Lucifero, oh, dell'arcano del giudizio, il signore dell'inferno, dal potere insuperabile che nessun umano può riuscire a raggiungere. Ma una persona come te è più che in grado di superare la sfida. Posso solo guardare dal basso.
Però io voglio restare al tuo fianco, ovunque arriverai. Supererò ogni ostacolo che si frapporrà tra me e l'obiettivo. Ecco cosa penso. Questa sarà l'ultima delle mie richieste di esplorare il tuo mondo. Grazie mille per tutto ciò che hai fatto per me. Oh, ecco la tua ricompensa. Corno del tiranno. A proposito di Elisabetta, tra l'altro, noi abbiamo ancora sta missione qua di ascoltare una musica specifica. E tra l'altro mi sono appena reso conto di un'altra cosa. L'ultimo vecchio testo. Quindi siamo già vicini alla fine del Tartaro anche. Vicini, secondo me no. È come l'ultima ombra che abbiamo affrontato. È l'ultima. Poi ci sarà ancora qualcosa. Andiamo a vedere un attimo le varie aule. Sala altoparlanti, vediamo. Una strana musica. Che diavolo è questa canzone? Gegoku Ambugi. Perché c'è una musica del genere a scuola? Sarà lo stacchetto di qualche insegnante o roba che usa per entrare in aula? Incredibile, roba da matti. Perfetto, l'abbiamo trovata. Perché non ci ho pensato prima? Pensavo che ce l'avrebbe dato un nostro compagno, onestamente. Spiacente, non hai il permesso per... Questa canzone? Non so proprio cosa serva, ma c'è scritto che Goku Ambugi. Cosa? Lo vuoi? Dici sul serio? Ok, è tutta tua, tanto qui non ci serve a niente. Tieni, ora batti prima di farmi finire nei guai. Grazie. Cos'altro abbiamo? Il succo Oden. Beh, per questo ho visitato tutte le macchinette, tutti i posti disponibili e non l'ho trovato. Quindi probabilmente o lo teniamo nel Tartaro ancora di storia. Poi portami un'arma, sconfiggi un'altra ombra, il vecchio testo e un'altra arma. Ok, ecco a te il disco. Cos'è questo disco circolare? C'è scritto Gegoku Ambugi da un lato. C'è una musica al suo interno, quindi questo foglio di carta deve contenere il testo. E sarai poesia come poesia l'haiku e sarai poesia vera senza grigiori. Non riesco a immaginarmi il suono da un solo testo. Dovrò ascoltarlo più tardi. Ecco la tua ricompensa, uniformi femminili, solo uniformi otteniamo. Portami una bambola gigante e inquietante, usata anche per insegnare. Credo di sapere cosa vuole. Vorrà probabilmente lo scheletro, quello che si usa quando si fa lezione di biologia. Una con un aspetto così terribile da stimolare gli incubi, ma d'altro canto può diventare strumento educativo. Forse ne esiste una nella struttura educativa che frequenti. Potresti cortesemente cercarla? Ma certo. Andiamo a vedere. Laboratorio. Sento delle voci all'interno. Beh, cosa ne facciamo? Non possiamo bruciarlo, rilascerebbe sostanze tossiche. Magari dovremmo gettarlo via. Dovrei provare ad entrare? Sarà la soluzione, di sicuro. Buongiorno. Oh, sei Star Sun della 2F. Per caso ti interessa questo modello anatomico? Lo sapevo, porca puttana. Stavo per liberarmene. È vecchio e brutto e ai studenti fa anche paura. Ma sarebbe uno spreco. Speravo qualcuno lo prendesse, purché non venga utilizzato per cose strane. Sì, credo che sia un'ottima idea. Te lo lascerò prendere allora. Bene, allora vai pure. Ora chiuderò a chiave questa stanza. Grazie signora. Io mi immagino Elizabeth che sta accumulando tutte ste stronzate. Poi ogni tanto Igor si affaccia dalla sua poltroncina e vede la stanza di Elizabeth piena di tutti sti oggetti. Oh, e questa è la bambola delle quali gli umani hanno una simile paura. Capisco, quindi il suo nome è modello anatomico. La qualità dei dettagli è impressionante. Ma che cosa la rende così terrificante? Io la trovo carina. Guarda come i suoi occhioni ti fissano l'anima. Grazie per questa amorevole bambola. Troverò il posto perfetto per metterla in mostra. Ecco la tua ricompensa, la Manhill pregiata. Portami un elmo del periodo Sengoku. Chissà da chi devo chiederlo. Vorrei che tu mi portassi un certo equipaggiamento per la testa. Più specificatamente questo equipaggiamento per la testa è chiamato elmo che esiste nell'antichità. Visto che è un oggetto pieno di storia, mi aspetto che possa fornire al suo protettore una difesa notevole. Credo che tu possa conoscere qualcuno che apprezza così tanto un simile elmo. Comunque fammi vedere cosa posso fare con tutte queste lame. Ci sarà qualcosa di nuovo? Kirijo-san è morto. Beh, non serve che ne parliamo adesso. Allora, cosa mi posso aiutarti? Credo non ci sia nulla di nuovo per i nostri compagni. Possiamo al massimo fare qualche equipaggiamento. Ah, eccola qui l'arma. Utenta Mitsuyo, quarzite nera, d'accordo. Grazie per il supporto, ecco la tua ricompensa. Potenza bersaglio multiplo, grazie. Questa sarebbe stata bella da avere prima. Già completata, perfetto, grazie. Stoicismo. Porca troia, pensa se... Oh... Se avevamo sta carta prima, non avrei dovuto smenare a rifarmi di nuovo. Ah, che palle, Elizabeth. A rifarmi Siegfried l'altra volta. Eccolo qui, madonna mia, la prima. Sister, hai domande sulla mia lezione, eh? Sì? Cosa stai fissando? Si tratta dell'elmo? Yes. Oh, molto bene. Caspita, hai proprio un occhio attento.
Non è un elmo grandioso? Lo è, vero? È un capolavoro storico appartenuto a Masamune fin da quando era giovane. Il prof Ono continua la sua storia interminabile. Ah, e quindi prima di partire Masamune diede questo elmo al vassallo. Che generosità, è come se avesse previsto il proprio destino. Ecco perché non potrei mai separarmene. Potrei darti qualche altra cosa della mia collezione, ma niente che abbia a che fare con Masamune. Se ne vuoi uno anche tu, beh, lo vuoi, vero? Torna a trovarmi e te lo darò. Ho ascoltato i racconti di Masamune. Ho una comprensione più approfondita della storia, quindi ho aumentato il mio sapere. Tornando a parlare col professor Ono, in sala docente un altro giorno potrei ricevere un elmo tutto mio. Ah, il mio mini-me, bravo ragazzo. Se non ti dispiace, e sì, mi dispiace un po', vorrei morire perché tu vuoi fare da mangiare, però sì. Quindi c'è solo Fuka e Yukari. Andiamo da Fuka, dai. Allora, Fukina, vuoi uccidermi anche oggi con il tuo cibo? Sto per andare a casa, tu? Usciamo. Ok, allora andiamo. Ora che ci penso, anche se viviamo nello stesso dormitorio, non siamo mai tornati insieme. Beh, eri sempre con Natsuki, quindi... Ora, adesso... mai ni o ryori ganbaru... Quindi vuoi andare a mangiare? Are kara iroiro tameshiteru ndakedo... doumo omotta aji ni naranai no... shio o dekiru... toka... kankaku ga tsukamenakutte... Io, nella realtà, vado a occhio, proprio appena vedo quant'è la quantità so già quanto devo prendere proprio con le tre ditina, proprio... Mettici una tonnellata, proprio... Così, due pizzichi al massimo, proprio... Prima ne mettevo proprio... prendevo il pacco e lo buttavo così. Ecco. Guarda... Madonna mia. A rango 9 ce la farà. Te l'ho già detto, hai altre qualità, Fuka. Va bene così. L'importante è non avere fretta, non si costruisce Roma in un giorno. E non si impara a cucinare in due. Perché mai? Ma non è vero. Seguendo l'evoluzione del suo personaggio fino ad ora, adesso dovrebbe essere mega sicura di sé. Ovvio che, lo ripeto, i confident puoi farli prima, dopo, certi eventi, queste cose qua, quindi deve essere generica la storia che ha. Però in questo momento lei dovrebbe essere molto più sicura di sé, tanto da aver fatto evolvere la sua persona. Ci mancherebbe anche. Brava ragazza. Fuka inizia a fidarsi di sé. Siamo diventati più intimi. Forse sarebbe un inizio, sì. Ma no. E allora ti aiuto io. Se vai là dietro c'è una libreria fatta da due vecchietti che sono molto simpatici. Devi andare dove? Abitiamo assieme. Ah, ok. Ecco, bravo, dai. Andiamo allora. Sono corso al dormitorio con Fuka. Kimika. Bentornato. Verrò nel Tartaro stanotte. Mi dispiace avervi fatto preoccupare. La nostra unica priorità al momento è occuparci del Tartaro. Conto nuovamente su di voi. Beh, la prossima settimana avremo la gita scolastica. Sarà divertente. Purtroppo Amada e Koromaru dovranno restare qui. Junpei non è qua. Lei si è un po' ripresa. Junpei è qua che vuole leggere. Perfetto. Oh, finalmente. Fratam, leggiamo il manga.
Oh. Ehi, indovina, ho preso in prestito altri numeri di quel manga dell'altra volta. Stavolta ho preso fin troppi numeri, è stato un delirio trasportarli tutti. E allora? Vuoi leggerne un altro po'? Andiamo. Oh sì, musica per le mie orecchie. Beh sì, effettivamente. E chi credi che sia questo asso? Siamo tutti degli assi. 主人公みたいなこと言うじゃんよ Ma sì, tutti siete bravi. La tua vita è più di un manga in questo momento, Junpei. Riesci a evocare uno spirito con cui fare attacchi magici e volare, lanciare colpi di spada incredibili. Dai, dopo di questo ne manca ancora uno. Junpei, ti prego, non mi mollare ora, Bravo. Sarebbe bello riuscire a farlo prima di entrare nel Tartaro, tutto questo, eh? Chi è che mi scrive oggi? Oh, ma guarda un po', sei libero e se non ti dispiace. Vediamo che cosa per me Tanaka. Oggi vi offriamo il set di supporto al culturismo. Avete iniziato ad allenarvi ma faticate? State già per mollare? Iniziamo con giacca di Sid. Vi permetterà di diventare muscolosissimi. Oh, santo cielo, che meraviglia, ma aspettate, non è tutto. Ci aggiungo anche una mega proteina, indovinate quante? 8. Il tutto per 39.000 yen. Vabbè, io la tento sempre, gli do ancora speranza in tutto ciò, però... Onestamente, non lo so se faccio benissimo. Comunque, mi dispiace per le ragazze, ma c'ho già un impegno io la domenica. Ah, sei tu. Ti va di parlare un po'? Puoi sederti qui come al solito. Sento che presto potremmo avvicinarci, perfetto. Andiamo avanti, allora. Grazie, è un giorno speciale. È il tuo compleanno. Da cosa? Perché stai già per morire? Quello è vero. その時がいつやってくるか。たったそれだけの違いだ。だから僕は寂しいけど悲しくはないんだ。もっとよく顔を見せてくれないか。 覚えておきたいんだ。Come vuoi. Il sorriso di Kamiki è velato di tristezza. Sento che il nostro rapporto si è rafforzato. Un po' ti dispiace, perché potrebbe essere tipo uno degli unici confidant che potresti non vedere alla fine di tutto, per dire, sai, quando vai a salutarli tutti. Però, per esempio, in Persona 4, l'infermiera che prende e se ne va in Africa a fare volontariato, alla fine comunque hai qualcosa, sai, delle altre infermiere che lei sta bene, sta facendo tutto il possibile, tutto quanto. Mentre lui, boh, potrebbe lasciarci tipo una lettera, qualcosa di simile, non lo so. La prossima volta, e sarà l'ultima purtroppo. Da una parte dico purtroppo perché mi dispiace che finisca un altro rapporto domenicale. D'altra parte, beh, avremo di nuovo un buco libero la domenica. Ciao, com'è andata oggi? Come vuoi che sia andata? Potrei occupare il tempo con lei per fare altri pomodori, che non erano male, sai? Dai, andiamo di sopra. Ricevuto, inizia a dirigermi. Grazie alle nostre cure sembra che avremo un ottimo raccolto. E oggi si va in vacanza. No? Non era questa settimana, scusami. Sento la gente che parla. Domani andiamo in gita, hai già fatto i bagagli? Puoi scommetterci, ho preso tutto il necessario. Yukata, costume da bagno, torcia, spuntini. Non viaggi leggera, vero?
No, direi proprio di no, sono una donna. Lo dico perché anche la mia ragazza è così. Cos'è una valigia leggera? Domani inizierà la gita scolastica. Ah, Kyoto, dove il mio cuore si sente a casa. Alcuni insegnanti pensano che dovreste visitare paesi stranieri, ma io mi oppongo fermamente ogni anno. Hai ragione, perché andare a visitare la Germania quando puoi visitare un paese accanto al tuo? È vergognoso avere perso la passione per la madrepatria. Perché ogni giorno non passiamo del tempo a scoprire di più sulle bellezze innate del nostro paese? Sono sicuro che gli altri insegnanti non avranno trattato l'argomento. Sapete tutti che il nostro fiore nazionale è il ciliegio, giusto? Ma al tempo dell'antologia Manyoshu, se l'aveste chiesto a qualcuno, vi avrebbe risposto il prugno. Ho sonno. Vabbè, è interessante, però... Dai, questa volta resto sveglio. Comunque un giorno una mia vicina mi ha invitato a casa sua. Mi ha offerto della sbobba da mangiare. Non scorderò mai quel sapore. Io volevo continuare perché speravo mi dicesse qualcosa di più sul prugno. Io ho provato comunque a darle qualcosa in cambio, ma continuava a rifiutare il mio regalo. La vera filosofia giapponese è l'umiltà. Purtroppo non per voi ragazzi di oggi. Sono rimasto sveglio ad ascoltare la lezione. Sì, ed è stato un errore. Beh, domani partiamo, giusto? Tu sei fortunato, sei appena arrivato e già vai in gita. Domani partiamo per la gita, non vedo l'ora. Sono Yukari e devo chiederti un favore. Oh, roba nuova finalmente. Forza più 3, eh? Beh, per quei 17 punti è tanta roba. Grazie. L'ultimo modello di fucile antiombre, Cecchino Maxima. Allora, io ti giuro lo comprerei solo per vederglielo sul braccio. Però questo c'ha malia media che non è male. Konomaru invece è quello messo meglio. Prima andiamo in sala docenti di nuovo. Pare che il professor Ona sia uscito. Mannaggia. Vediamo, con una media di 2 ore di straordinari, tengo conto dell'età media e aggiungo un po' di pepe qui e qui. In base all'estrapolazione dello stipendio del prossimo anno, prevedo un aumento del 4,17%. Eh? Aspetta, se arrotondo diventa 5,17. Beh, in ogni caso, una splendida equazione. Ah, ciao Starkun, hai ascoltato i miei calcoli? L'uso del pi greco dell'equazione è piuttosto audace, non credi? Certo, magari non è strettamente necessario, ma è una questione di eleganza. Perfino il grande Masamune sarebbe colpito. Sto prendendo le abitudini del professor Ono. Immagino che tu sia qui perché hai scoperto la bellezza della matematica, giusto? Una volta che padroneggi la materia, perfino vincere la lotteria diventa un gioco da ragazzi. Basta calcolare ogni possibilità probabile e anche determinare le vincite esatte. Poi, calcolando la cifra che dovresti mettere da parte, i profitti sono assicurati. Non ho mai comprato un biglietto però. Beh, un genio allora. Ho ascoltato il segreto per innamorarmi della matematica. Non sembra che il professor Ono ritornerà. Per oggi ho deciso di rinunciare. Peccato. Quindi, ripeto, la scelta è Fuka o Yukari. Beh, abbiamo fatto Fuka l'altro giorno, andiamo da Yukari. Ehi là, stai tornando a casa? Pensavo di passare nell'area commerciale, vieni con me? Andiamo allora. Va bene, allora andiamo. Oggi non sono in vena di ramen, cos'altro possiamo mangiare? È pieno di cibo, puoi scegliere quello che vuoi. Se vuoi io sono pieno. Yada, o saifu nai? Otoshita? Itsu daro? Sokki eki de teki dashita toki made wa atta shi. Ore? Teku watashi Porca troia. Gome, chotto eki made itte kuru. Sugu dakara mattete. Beh, vai con lei, no? Ma cosa ti aspetto? Vengo anch'io. Ma certo che c'è bisogno, ma sei scema? Yukari mi ha ammonito con veemenza ed è corsa via. Cosa dovrei fare? Vabbè, io do un'occhiata in giro. Non si sa mai. La gente sta iniziando a guardarmi in modo strano. A quanto pare non è ancora di ritorno. Che sia successo qualcosa? Vabbè, io vado. Scusami, Ho deciso di andare a cercarla. Uè, stronzi! Chiamo la polizia se non ve ne andate e le ridate il portafoglio, stronzi! Il suo amico! Dai, vieni, stronzetto! Fate pure, venite! Dai! Quindi abbiamo vinto?
Yukari sembra riconoscente. Siamo diventati più intimi. Ho imparato da Sanada, pezzi di merda. Madonna mia, addirittura. Perché siamo amici? No, credevo solo di aiutare un'amica. Questo sarebbe il commento più sbagliato di tutti. Comunque, mi dispiace, ma volevo solo aiutarti. E niente, anche oggi non si va a mangiare assieme. Ho salutato Yukari e ho fatto ritorno al dormitorio. Oh, il mio pacco. C'è una scatola sul bancone, che è arrivato oggi perché domani si va via. Giacca di Sid. Okay. Che si dice, coso? Domani c'è la gita scolastica, non vedo l'ora. Che rottura però, andiamo solamente a Kyoto. Junpei-san sembra essere tornato quello di sempre. Alla fine non c'era motivo di preoccuparsi. Di che stai parlando? Io sono sempre energetico. Comunque, comportatevi bene mentre non ci siamo. Niente festini, ok? Non le faremo. Oh, e non ti preoccupare, non voglio alcun souvenir. Ehi, stai cercando di usare la psicologia inversa su di me? No, certo che no. È solo che a Kyoto ci sono un sacco di snack gustosissimi. chissà, forse non devo prenderglieli allora. Giacca di Sid con stoicismo. Beh, non è male, non è male. Prima di andare in sala giochi andiamo a vedere se c'è qualche nuovo sito internet. E ne dubito. No, e invece c'è qualcosa. Nota sul sito di appuntamenti. Vabbè, vediamo com'è. Sei una cavolata. Oh, aspetta, ne posso comprare di più? Ho un mezzo dubbio su cosa faccia. Voglio andare a controllare. Vediamo se è come penso. Questo sito richiede un'offerta. Per fortuna nella nota c'era anche un pass gratuito. Grazie per l'offerta. Ti diamo il benvenuto sul super santuario dei rapporti. Pensa alla persona a cui stai... Guarda, Dio santo, lo sapevo. Alla persona con cui vuoi rafforzare il tuo rapporto e clicca sul pulsante qua sotto. A chi dovrei pensare? È un modo a pagamento per sistemare, diciamo, il rapporto con qualcuno. Che in realtà non è neanche male se, visto che non abbiamo letteralmente nulla da fare le sere, se sappiamo che Yukari o chiunque altro un giorno non hai ancora abbastanza, devi rafforzare. Andiamo con qualcun altro, la sera veniamo qua, sistemiamo il rapporto, fatto. Per 3000 yen è un ottimo investimento. Soprattutto ora che le sere ormai sono tutte libere. Di nuovo la forza, va benissimo.